Ciao, in questo video parliamo di Bing Place for Business, l'alternativa di Microsoft a Google My Business. Google My Business, se non lo conosci, è quello strumento messo a disposizione da Google, gratuito, che ti permette di creare una scheda sul web contenente tutte le informazioni della tua impresa locale, quindi la geolocalizzazione, i contatti telefonici, email e altro, un mini sito web proprio sempre gratuito ricavato dalla scheda, tutte le informazioni possibili, servizi offerti, la possibilità di pubblicare dei post, di mettere tantissime foto, di avere le recensioni e tanto tanto altro. È uno strumento appunto gratuito, molto importante, che ti permette, grazie anche alle statistiche, di conoscere quante persone ti hanno trovato, cercato sul web e soprattutto di farti trovare, perché le persone cercano come prima cosa su Google un'attività, un luogo, un ristorante, un'impresa, un negozio, per sapere cosa offre, dove si trova, sapere i suoi orari e tanto altro. Non mi soffermo di più su Google My Business perché ne parlo in altri video e anche nel mio corso specifico che trovi in descrizione, ma è l'argomento di oggi. Se tu conosci già Google My Business, dovresti a mio avviso spendere un po' di tempo anche per Bing Place for Business. Prima di passare a Bing, un velocissimo messaggio promozionale: ti ricordo di iscriverti al canale, è molto importante, e di cliccare sulla campanellina per attivare le notifiche. Io ci tengo a creare video gratuiti, informativi, mi basta in cambio un mi piace, un commento, un'iscrizione al canale, giusto per far sentire che ci sei, che questo contenuto è apprezzato, così potrò crearne di nuovi. Ma passiamo a Bing. Bing è un motore di ricerca alternativo a quello di Google, maggiormente diffuso negli Stati Uniti. In Italia un'incidenza di circa il 10%, era presente prima su tutti i telefoni, su Windows Phone, che ormai sono quasi, non dico quasi spariti, ma insomma sono molto meno diffusi, ed è presente, però ha avuto una crescita con l'introduzione di Windows 10, perché sul motore di ricerca, su Edge, direttamente parte come motore di ricerca preinstallato o comunque prioritario, a meno che poi non si facciano altre scelte. È comunque cresciuto nel tempo, aumentando anche le funzionalità, quindi è utilizzato in parte. E seppure una parte piccola, un 10%, è una parte che non dobbiamo perdere, ovvero perché buttare via il 10% dei possibili visitatori alla nostra attività? Anche nell'ambito viaggi, ad esempio, su 135 milioni di ricerche di viaggio totale, 27 milioni non sono raggiunte su Google, non sono raggiunte direttamente su Google perché vengono fatte tramite altri motori, tramite altri motori di ricerca come appunto Bing. E quindi dobbiamo considerare anche questo aspetto. Non è complicato creare, assolutamente semplicissimo, creare una scheda di Bing Place for Business, che, come ti dicevo appunto, è l'alternativa a Google My Business. È praticamente la stessa cosa fatta però presente su Bing. Soprattutto da poco è stata inserita anche la possibilità di importare, tra poco lo vediamo, di importare tutti i dati presenti nella scheda Google My Business. Perché prima magari si diceva, beh, ho già creato tutto su Google My Business, adesso che due scatole, devo andare a riscrivere tutto, gli orari d'apertura, i contenuti, le cose, fare copia e incolla e creare la scheda di Bing. Ci voleva un po' di tempo. Ma con questa possibilità davvero il tempo è ridotto al minimo e con pochissimo tempo siamo raggiungibili anche su questo motore di ricerca. Quindi la prima cosa da fare è chiaramente registrarsi, possiamo farlo anche con un account Google, con qualsiasi account, si può fare con Facebook, con un account di Microsoft o altro. Quindi ci andiamo a registrare, andiamo a creare l'account e poi andiamo a creare la scheda, seguendo un po' tutti i passaggi che si fanno con Google My Business, inserendo le informazioni, inserendo le foto, e la geolocalizzazione, tutto quanto. Una volta creata la scheda, ecco qua, abbiamo la nostra schedina pronta e sempre gratuita, con tutte le tipologie che seguono un pochettino quello che è la presenza su Google My Business. Io consiglio inizialmente di mettere solo le informazioni essenziali, perché poi possiamo andare a sincronizzare tutto con Google My Business. Attenzione che ha inserito Bing, come ha fatto anche Google, la possibilità di segnare la scheda o il negozio, l'attività, come temporaneamente chiuso, temporaneamente chiusa per appunto l'emergenza sanitaria in corso, e ci sono poi la possibilità di utilizzare Microsoft Advertising come le Google Ads. Insomma, praticamente siamo sulla stessa linea. Andiamo a fare questo, andiamo a sincronizzare, sincronizziamo con Google My Business. Adesso accediamo, utilizzerò magari l'account Google direttamente, che è quello più comodo per accedere, con cui mi sono registrato. Entriamo nella scheda e facciamo sincronizza ora.
Così tutti i dati, praticamente, mettiamo la spunta, voglio sincronizzare ogni mese, ogni due settimane, ogni settimana, facciamo anche ogni settimana, così tutti gli aggiornamenti vengono sincronizzati, e andiamo a sincronizzare. Andiamo a reinserire ancora il nostro account, gli diamo l'ok, perché diciamo a Bing, all'app di bingplace.com, di potersi collegare con Google My Business. Ecco qua, in due passaggi praticamente abbiamo già fatto il collegamento. Così in questo modo ogni settimana Bing andrà a verificare quello che sono le attività e le nostre azioni che abbiamo fatto sulla scheda, andrà a importarle. La prima volta chiaramente ci sono delle modifiche da fare. Questo è l'indirizzo e la tipologia presente, anche la descrizione su Bing Place. Su Google My Business non c'è una corrispondenza automatica e quindi lui sta cercando quale tipo di scheda può essere fra quelle che abbiamo registrato. Io ne ho varie perché sono alcune inserite come tipologia di schede che utilizzo per i miei corsi. Andiamo a cercare la scheda che è questa. Chiaramente magari il nome della via è scritto, questo è scritto via EE.L Loschi, qua semplicemente via Loschi 1. E poi ci sono tutte le altre schede. Queste, come ti dicevo, sono schede che utilizzo proprio a livello di corsi. Adesso non vado a sincronizzarli per andarle a importare manualmente, e ho fatto questa, la sincronizzazione completata, quella della scheda che mi interessava. Adesso è tutto fatto, siamo già a posto. Ogni settimana verrà aggiornato tutto. Poi potrò sempre desincronizzarla quando vorrò tornare indietro, cambiare tutto, andare a togliere. Qui mi dice l'ultima sincronizzazione fatta oggi, anche gli orari d'apertura che prima non erano configurati adesso sono configurati correttamente, sono inseriti in maniera perfetta, anche le foto e gli indirizzi, i contatti e tutto quanto. Quindi ci vogliono davvero pochi minuti in questo video, che è durato neanche 10 minuti, abbiamo fatto tutto, compreso anche la sincronizzazione. Quindi non perdere tempo, crea la tua scheda. Naturalmente, se non hai creato quella di Google My Business, crea prima quella, è importantissima. Scopri come fare anche nel corso, nei miei tutorial, perché è davvero molto importante e gratuito. E dopo perdi qualche minuto, ma davvero minuto, per configurare tutto anche in Bing Place for Business, in modo da poter raggiungere la più vasta platea possibile per la tua attività. Sono tutte azioni gratuite e quindi assolutamente possono dare un valore aggiunto alla tua impresa. Un saluto da Matteo Orlandi, consulenza e formazione. Ti aspetto nei prossimi video. Mi raccomando, iscriviti al canale. Un saluto e alla prossima. Ciao!